37 anni, ma quando domenica scorsa è saltato più in alto del colosso della Rocca, ecco che abbiamo pensato tutti, è più agile di un ventenne. Stiamo parlando di Wagner Amabile e il suo primo gol in questo campionato con la maglia del Grotta, il gol più votato di questa settimana. Ben trovati all'ottava puntata di Polvere di Stelle, vediamo subito i titoli. La frenata delle Caudine con le mandamentali rilancia le ambizioni del primato, da primato per Iannuzzi, che lascia al Cervinaro una Virtus affamata di riscatto. Virtus che intanto si affida a Criscitiello, Montanile è il quinto allenatore a saltare dall'inizio del campionato, il terzo nelle ultime tre gare. Il San Tommaso ritrova i gol di Ripoli e a Scafati può svoltare, l'Icardi e Befi affinano l'intesa, Eboli, tappa cruciale per il Montesarchio. Il Lacedonia non si ferma più, punteggio pieno e zero gol subiti. Bagarra alle spalle del centro storico con la Bellinum sarà in croce verità. Eccoci qua. Allora, è la prima volta che viene esonerato nella sua lunghissima carriera e ricca di titoli. Stiamo parlando del nostro ospite principale di questa serata che si preannuncia caldissima, mister Gianni Montanile. Buonasera a tutti. È il mago dei tabellini, giornalista del quotidiano del Sud e su tutti i campi di eccellenza e promozione stiamo parlando di Domenico Russo. Buonasera a tutti, buonasera a voi. E poi era... Il nostro bomber, il nostro centravanti. Da giocatore era un portiere, però da giornalista è l'attaccante più temibile di tutti, Franco Vitello. Buonasera. Franco, dalla Serie A alla promozione l'esonero sembra la panacea a tutti i mali. Nel caso del mister, di mister Montanile, è un esonero, negli altri casi diciamo che subentra uno sponsor più pesante. Ecco, questa è una frase, ha deciso di cominciare così, a proposito di bomber e di gol importanti. Fai subito la doppietta, subito. Vogliamo fare nomi oppure ci fermiamo qua? No, nomi non ne servono perché a chi va il nome, a chi va l'indirizzo sa benissimo di chi si parla. Di chi stai parlando? Purtroppo, io lo dico da quest'altra parte della barricata, io ho avuto la fortuna di avere dei grandi allenatori e nessuno viaggiava con lo sponsor. Oggi è tutto il contrario, il 90% degli allenatori viaggia con lo sponsor, quei pochi che non hanno lo sponsor
o nel caso del mister Montanile no, perché è subentrato mister Criscitiello, che è una persona per bene e un ottimo allenatore, però in altri casi purtroppo sono subentrati gli sponsor che tengono alto il nome delle ditte e viaggiano anche sulle panchine. Domenico, cosa perde la Virtus Avellino con l'addio di Montanile? La Virtus Avellino sicuramente perde comunque un allenatore e preparatore atletico, perché mister fa un po' di tutto. È comunque un allenatore di esperienza, perde sicuramente molto. Penso che poi la società ha fatto un'altra scelta, purtroppo essere calcio, purtroppo il rendimento non è stato comunque bavallato, diciamo, dalla società, che ha ritenuto, diciamo così, opportuno fare altre scelte. Comunque il mister penso che non rimarrà sicuramente senza squadra, anzi già ha trovato un'altra panchina, quindi... Se si può dire, vediamo. Mimmo, secondo te più la sfortuna o più la Virtus era una squadra incompleta e quindi il mister non ha potuto esprimere in pieno il proprio gioco? Ma un po' tutte e due, la difficoltà soprattutto nel reparto offensivo a far gol, perché la squadra comunque è valida, giocava un buon calcio. Purtroppo se non segni difficilmente vinci le partite, e quindi poi chiaro, io l'ultima, diciamo, stanno scorrendo le immagini di Mirabella, io sabato sono stato al campo, sì. Ho visto comunque un buon primo tempo della Virtus Avellino, poi purtroppo il gol ha tagliato le gambe, però è chiaro che se va in vantaggio la Virtus si cambia la partita. E poi l'assenza di Cucinello forse è una partita così importante. È chiaro, Cucinello è un elemento importante. È pesante. Stiamo tenendo in caldo mister Montanile, non gli abbiamo ancora chiesto nulla, perché se è d'accordo il mister andiamo a vedere il servizio sugli allenatori e sugli esoneri che sono arrivati in questa prima fase del campionato di promozione, e poi lo sollecitiamo e ci spiegherà, ci dirà anche la sua verità. Il servizio sugli allenatori. Chi l'avrebbe mai detto che in quella Real Forino Virtus Avellino dello scorso 11 aprile si sarebbero intrecciati i destini della panchina biancoverde? Gianni Montanile salva la Virtus costringendo Rino Criscitiello ai play-out poi persi e quindi ad un periodo da osservatore speciale sulle tribune di promozione. C'era il mister di Monteforte su quella del Gallucci, quando un risultato negativo con il Solofra avrebbe potuto anticipare la decisione della dirigenza virtussina di esonerare mister Montanile. Esonero arrivato 3 giornate più tardi. È il terzo allenatore a saltare in meno di un anno alla Virtus Avellino, il quinto cambio in panchina dall'inizio della stagione in promozione. Il primo clamoroso ribaltone in casa grotta con Michele Bruno, che rassegna le dimissioni dopo la sconfitta interna nel match d'esordio con il Club Ponte, aprendo così le porte al clamoroso ritorno di Salvio Casale. La giornata seguente è la volta di Carmine Pesce, anche in questo caso è fatale una sconfitta casalinga contro il Cervinara, ma stavolta l'altro clamoroso ritorno, quello di Criscitiello al San Severino, sfuma per una questione di garanzie. La società rossonera vira così su Vincenzo Lamanna, che si dimetterà 5 giornate più tardi, a poche ore dalla partita con l'Accadia, quella delle dimissioni urlate ma mai formalizzate di Gerardo Natale, che qualche giorno più tardi, suo malgrado, si ritroverà senza panchina per l'arrivo di Giuseppe Rivellini. E proprio in una delle sue ultime apparizioni Natale è lì a guidare la squadra in piedi su un'impalcatura, l'immagine simbolo di un mestiere pericolante sempre in bilico, più che mai in questa stagione. Lo scorso anno i ribaltoni in panchina furono 9, di cui 4 operati solo dal Real Forino, ma quest'anno, dopo neanche un terzo di campionato, i cambi di allenatore sono già più della metà rispetto all'ultima stagione, segno che nel calcio la pazienza è una virtus sempre più rara. Mister, se lo aspettava? No, assolutamente. Non me l'aspettavo, perché in 30 anni non mi era mai capitato, però per fare una battuta, dopo Zenga, Iachini e anche Montanile, alla Virtus Avellino sono erato. Pertanto è stata è la una cosa degli esoneri. No, non pensavo assolutamente, perché avevamo programmato tutto con la società, che voglio premettere le cose, la società è una società seria, una società fatta da 3 persone giovani importanti. Però all'inizio noi avevamo programmato tutto, abbiamo avuto dei problemi con i tesseramenti dei giocatori, però io sono contentissimo di quello che abbiamo espresso. Io di tutti questi anni che ho allenato non si è mai vista
una società avversaria, dopo aver giocato una gara come quella di Ponte, come quella di Solofra, come quella del Baiano, che hanno fatto i complimenti ai ragazzi, i complimenti alla società. Io e noi sappiamo di che cosa avesse bisogno la squadra. Abbiamo avuto dei problemi dopo il raduno che abbiamo fatto, il ritiro che abbiamo fatto a Sant'Andrea di Conza, una cosa che tanti atleti da anni non facevano, solo forse qualcuno che ha sempre militato in categorie superiori. Abbiamo organizzato un settore giovanile, abbiamo fatto un raduno per il Genova Calcio, una Juniors Primi in classifica, una valorizzazione di giovani 99 che ho fatto esordire e giocare tutte e 9 le partite, a discapito di tante persone che credono ancora di poter giocare a calcio. Ecco, mister, scusate, qualcuno l'ha tradita in questo gruppo? No, è successa la stessa cosa che è successo lo scorso anno alla Virtus. Sono state due esoneri di Giannasca e di Spiga. Quest'anno c'è stato il mio, ripeto, non ero stato mai esonerato e non mi sarei mai aspettato, visto che anche lunedì, dopo aver parlato con la società, avevamo già preso le dovute precauzioni. Appunto, si parlava di rinforzi, mister? Sì, sì, già l'avevamo fatte, perché già ne avevamo parlato già da un mese, perché poi il calcio non è che bisogna inventarselo. Se non metti la palla dentro non riesci, noi abbiamo sempre giocato bene. Noi abbiamo perso un gol con l'HD dopo 90 minuti da 35 metri, abbiamo perso col Serino sul rinvio di Della Rocca dalla porta, cioè che vuol dire mai dire gol, cioè abbiamo preso un gol da 100 metri. Abbiamo pareggiato a Solofra, stavamo vincendo, abbiamo giocato a 10 con l'espulsione, cioè i miei ragazzi mi sono sempre piaciuti. Non mi è piaciuta qualche cosa che potevo benissimo evitare, sono stato un pollo, come si suol dire. Avrei dovuto insistere con la società e con qualcuna di non avere all'interno dello spogliatoio qualche persona che ha cercato in tutti i modi, già dalla terza giornata, di creare problemi. Però la colpa è solo mia. C'è stato qualcuno che ha remato contro? Sì, secondo me sì, senza problemi proprio. Cioè io sono uno che dico pane pane, vino al vino, non è che mi metto a piangere, perché non l'ho mai fatto e non mai lo farò. Io dico soltanto questo, nel mondo del calcio ci sono delle regole da rispettare, un codice etico, quello che io ho dato, da rispettare. Ci sono lavori da fare, orari da fare, immagina che in 7 giorni facevamo 4 ore di lavoro al giorno, adesso con 3 sedute di allenamento racimolavamo massimo 5 ore, pertanto io che sono abituato a 5 ore di allenamento, però questo non toglie i demeriti e i meriti della squadra, nel senso noi sapevamo il problema, però secondo me la squadra com'è adesso meglio di questa, e con i 3 che mancavano sabato, che sono 3 pedine importantissime per le Clanese, Cucciniello, Buonfiglio e Mallozzi, cioè che vuol dire 3 pedine importanti, fondamentali. Già da sa fondamentali, perché visto che hanno sempre giocato, un 99, 2 giocatori che abbiamo preso nelle ultime 3 gare che abbiamo vinto e pareggiato su 2 campi importantissimi, era soltanto l'inizio di qualche cosa, perché arrivare a metà campionato mancano ancora 5 partite, pertanto quello che erano le cose pattuite con la società, che entro il girone di andata dovevamo già essere su una zona salvezza e poi iniziare. Programmare per il ritorno, era una cosa che avevamo fatto e che avevamo programmato, non è successo, però io sono fiducioso che la Virtus, sono fiducioso che i miei ragazzi, anche se adesso sono passati sotto le direttive di Criscitiello, potranno fare non bene ma benissimo, perché questa è una squadra da quinto posto. Io sono super sicuro e sono super contento. Mister, con un centravanti questa storia poteva essere diversa? Noi l'avevamo fatto, abbiamo avuto la sfortuna di perdere prima del ritiro. Noi abbiamo fatto la squadra a giugno con Simone Valente, con Spaccamiglio, con giocatori con Vietri, con Frangipane, con Savio, nomi, Rupa, avevamo fatto tutto, perché io vedo prima le esigenze della società, vedo il budget che la società ha a disposizione, e noi abbiamo fatto un programma tutti e 4 insieme, i 2 presidenti, il direttore Mallardo ed io, e l'abbiamo portata avanti.
bisognava soltanto aspettare, secondo il mio modesto punto di riferimento. La società non ha aspettato, non succede niente, cercheremo di trovare qualche altra sistemazione. Mister Montanile è un fiume in piena, ecco, allora ci riserviamo il commento alle parole di Mallardo per la seconda anche parte. Anche perché penso che ci vorrebbe una puntata intera. Una puntata intera da dedicare al mister che veramente ne sa di cotte e di crude. Chiudiamo questa parentesi sulla Virtus Avellino e parliamo un po' del campionato di promozione, agganciandoci proprio al discorso del mister. Ecco, adesso la Virtus avrà ancora più fame, Franco, di vittoria, perché dovrà riscattare quello che è successo, dovrà riscattare la sconfitta, dovrà dimostrare di essere una squadra importante da non solo da salvezza ma anche da playoff, da quinto posto, come ha detto mister Montanile, e torna Cuccinello contro il Cervinare. Sì, diciamo che la forza insieme ad altre due gare, vado a dire io, saranno le partite più belle della decima giornata, però indipendentemente da questo io non darei un'importanza dominante a questa gara, anche perché è pur vero che la Virtus Avellino gioca in casa, però dall'altra parte ospita una squadra che è il Cervinara, che ha problemi in attacco, non problemi in attacco perché i giocatori non sono, ma problemi in attacco perché è deficitaria di determinati uomini, ma il Cervinara... Possiamo dirlo, c'è Mortelliti, sì, oramai... Mortelliti ha avuto un infortunio che forse quasi sicuramente lo terrà fuori tutta la stagione. Quindi però carriera finita, carriera, penso, quindi il sogno di, sì, di portare il Cervinara in eccellenza si interrompe. Ma può essere, lo porti, certamente fa parte del progetto, Ciccio è uno adottato a Cervinara, è ben voluto da tutti, però il Cervinara ha già preso delle contromisure perché ha acquistato già De Mizio. Vuoi dirci qualcosa, Franco? De Mizio l'anno scorso è uno dei giocatori che ha fatto le fortune nel mondo sarchio, 19 gol in promozione, era alla finestra Montesarchio perché ha avuto dei disguidi non con l'allenatore, ma oggi va di moda avere disguidi negli spogliatoi, quindi diciamo che era alla finestra e l'ha preso il Cervinara, lo potrà utilizzare fra qualche domenica, però... Farà qualche altra cosa la società? Sicuramente, l'ho detto la settimana scorsa, proprio parlando di calcio, il presidente Ricci non è uno che non pensa due volte, se serve qualcosa al Cervinara lo prende tranquillamente, oggi serve perché la squadra è forte con gli elementi che ha, però si trova a dover rinduzzare la sfortuna a infortuni, quindi sicuramente prenderà qualche altro giocatore, ma oggi... Il Cervinara è la squadra da battere, perché il Cervinara è una squadra che non perde, non prende, non corre grossi pericoli. Non me ne vogliono dall'altra parte se c'è Pirera, Rega, Cuccinello, però il Cervinara ha lì dietro calciatori dallo spessore di Pepe, Cioffi, Pace, Pagnozzi, che sono delle prime donne. Mentre per la Virtus di mister Montanile, io dico, conosco bene Zotti, però dico che forse una delle sfortune più grandi di mister Montanile in questo inizio di stagione purtroppo è stato proprio Zotti, ma non perché Zotti è un grande portiere, era una delle grosse promesse del calcio italiano, non campano, però quest'anno ha avuto un inizio di stagione disastroso e forse questo ha contribuito, indipendentemente da qualcuno che il mister ha già citato, non so chi sia, né tantomeno lo voglio sapere, però è stato lui che ha delle colpe specifiche, lo diceva stesso il mister, prendere per un portiere gol da 100 metri non è da tutti i giorni, poi per uno come Zotte, poi ma indipendentemente da questo anche altri gol, pure sabato scorso a mio parere, io ho fatto il portiere, onestamente mi sento di dire che forse il primo gol poteva essere evitato e poi c'ha qualche fuorigoda la Virtus che non ha contribuito, è vero che c'ha Mallozzi che è uno dei grandi fuorigoda, per gli altri due mister ha avuto delle grosse difficoltà, me lo può dire tranquillamente e questi sono i problemi della Virtus, per il resto verrà fuori la Virtus. Domenico, le Clanese in ripresa, 13 punti nelle ultime 5 gare e poi grande protagonista di questa squadra, Ruggiero, che nelle ultime 4 assegna sempre. Sì, le Clanese sicuramente in ripresa. Sabato scorso ho visto, a parte Ruggiero, diciamo, un ottimo Garzone a centrocampo. Diciamo, finalmente si è rivisto il Garzone, forse del Torrecuso. È a centrocampo molto importante, diciamo, sta dando una grande mano anche Luigi Cinque davanti alla difesa. Ah, sì. Che finalmente diciamo, sta correndo un po' possiamo di più. Possiamo considerare l'anno del riscatto di Luigi dopo la scorsa stagione? No, ma sta correndo un po' di più e quindi questo gli mancava perché poi il piede ce l'ha sempre avuto. Quindi è una squadra che a mio avviso andrebbe ancora migliorata per dicembre.
da quello che so, Iannuzzi avrebbe, diciamo così, fatto capire al presidente Casale di volere un trequartista. Sì. Un trequartista, anche se comunque da quello che vedo io servirebbe più un attaccante esterno, diciamo, in modo comunque in modo da rifornire guardabasso. Quindi Scherz non solo, ti ha convinto del tutto, l'ucraino Scherz non ti ha convinto del tutto? Non è che non ha convinto, è un buon giocatore, solo che non è un esterno. Per esempio sabato scorso è stato schierato in un 4-3-3, ben non ha la falcata di andare fino, diciamo, di farsi tutta la fascia e di mettere un cross in mezzo per guardabasso. Non è quel tipo di calciatore. Siamo in chiusura di questa prima parte. Da questa settimana le parti, diciamo, di Polvere di Stelle saranno tre, quindi abbiamo arricchito di contenuti la nostra trasmissione. Vorrei chiudere con mister Montanile, visto che ha affrontato sia l'Eclanese che il Paulisi, visto che Eclanese e Paulisi, come vediamo, possiamo vedere anche eventualmente nella classifica, sono appaiate al secondo posto. Mister, lei che le ha affrontate tutte e due, chi secondo lei ha più le carte in regola per detronizzare il Cervinaro, comunque dar del filo da torcere ai caudini? Allora, detronizzare il Cervinaro è una brutta parola, secondo me per adesso è ancora molto difficile. L'Eclanese ha tre ottimi calciatori, anche se è stata fatta una squadra, secondo me è una squadra da eccellenza, perché per i nomi che ci sono, attualmente guardabasso non sta dando quello che si aspettava. Ruggiero sta facendo i nomi che ha detto il mio amico prima, sono tutti e tre quelli che hanno fatto la differenza, compreso, esatto. Io metterei forse al secondo posto proprio Luigi Cingue, perché è una ottima squadra, ma io ho trovato una squadra talmente cattiva, talmente grintosa, talmente forte, e che vuole qualche cosa, che è il Paulisi. Paulisi c'è un attaccante che io ho rincorso per l'intera estate, D'Andrea, che è uno che sta facendo tantissimi gol, è un giocatore, uno dei migliori 96, ma una squadra veramente degnosa, una squadra che in casa noi abbiamo perso per un tiro da 40 metri di Crisci, dopo che stavamo in vantaggio col gol di Rega, e poi con la solita sciocchezza difensiva. Però ho visto una squadra veramente di grosso carattere. Secondo Benissimo. Me punterei per adesso su un ottimo pareggio, perché le vedo tutte e due allo stesso livello, una con la qualità e l'altra con la quantità. Quindi 50 e 50. Allora, chiudiamo qui questa prima parte. La seconda parte, il mister Montanile rivestirà i panni da mister, anche se virtualmente, in questa puntata, ci dirà le sue scelte per quanto riguarda la top 11 della nona giornata, e poi le sue parole, la sua risposta alle dichiarazioni di Raffaele Mallardo, DS della Virtus. Quindi restate con noi, perché la seconda parte sarà una seconda parte ricchissima. Super spot e poi di nuovo qui.